guarda che cosa ha portato il fioraio. Oh, che meraviglia! Non c'è il destinatario, ma c'è un cuore, eh? Ulca, credo che siano per te. Per me? Che nomi strani che avete in Polonia, chi è? Ma non ho nessuno, vuol dire semplicemente Urka in polacco. Però io non ho nessuno che può scrivermi questo, no? Penso che sia per te, signora Silvana. Sì, grazie, un bigliettino porno per me, chi sono? Silvanona Coscialunga, la professoressa alle grandi manovre, dai. Alessia? Allora è meglio che siano per me. Sì, tesoro, dimmi la verità. Per caso c'è qualcuno che potrebbe averti mandato dei fiori così? Ah beh, sì, uno ci sarebbe. Oh. Oh. Ma il bigliettino dov'è? Il bigliettino? Che importanza ha, tanto non c'è la firma. Beh, potrei provare a riconoscere la calligrafia. Ma questa è un'idea. Eccolo qua, guarda. Vorrei tanto. Vorrei tanto. Sì, ma se non levi la mano io poi non riesco a leggere. Non ti bastano due parole, scusa. No, dai, fammi leggere il bigliettino. Alessia, giura che poi ti dimentichi istantaneamente di quello che c'è scritto. Va bene. Urca! Ecco. No, no, guarda, mamma. Il tipo che dico io una roba così non potrebbe neanche pensare. Ah. Mio non è. Oh, neanche mio è. Oh. Oh, hai giurato che te lo dimentichi, eh? Il problema è che adesso mi arriva a Otello del Testaccio. Se vede questi fiori mi mette in croce. Forse è meglio che li buttiamo via. Fermi! In questa casa non si butta via niente. Al limite decido io cosa si butta e cosa no. Che volevate buttare? Che belle rose rosse. Sì. Per chi sono? Per me. Sue. Per noi. Au. Allora? Ciao, bello di papà. Ciao, papà. Ciao, ma. Rose rosse, che peraltro sono simbolo di passione ardente. Sì. Che profumo. Chissà chi me le avrà mandate, eh? Il mio professore di urologia. Devo ridere? Non mi viene. Scusa, Silvana, hai da dirmi qualcosa? Solo che non c'era il biglietto. Va bene, va benissimo. E allora adesso... Che fai? Chiamo il fioraio, no? Ah. Che cos'è? Stai calma, così scopriamo. Pronto, salve, sono Franco Mancini, sì, della Giri Mancini, sì. Ecco, è arrivato un mazzo di rose rosse a casa mia, e cioè volevo sapere a chi sono state indirizzate queste rose. Sì, se può dare un'occhiata, grazie. Grazie, buona giornata. Per chi sono? Per Marco? Per Marco, sono per Marco, vero? Ma quella del professore di urologia era una battuta, gli avrà mandato sicuramente una ragazza. Le rose sono per la signora Silvana Mancini. Questo che è? Cosa? Sto biglietto, che è? Forse è caduto. Ma questo non è un biglietto, questo è il biglietto. Urca. Fuori tutti! Tu no, moglie! Non mi chiamare moglie, che mi sembri l'uomo di Neanderthal. L'uomo di Neanderthal era rispettato dalla signora di Neanderthal. Beato lui, invece io... Voglio dire, ma tu che fai? Quando io me ne vado alla Giri Mancini, quando io me vado a spaccare la schiena tutto il giorno all'autonoleggio, tu qua, che combini? Oh, io ho le chiavi della scuola e ci faccio le orge. Dai, smettila, Franco. È possibile che una volta che uno mi manda un bigliettino sconcio, tu devi pensare che io l'abbia provocato? Io penso, tu fai! Perché appena io supero quella porta, qua scattano vestiti succinti, due chili di rossetto, i tacchi archi di 2 metri. Oh, ma vogliamo parlare di quel vestito che ti sei comprata qualche settimana fa? Parliamone. Che cosa ti ho detto io quando l'ho visto? Hai detto, mazza, come ti sta bene, guarda che verde corte che te fa. Ho detto così? Ho detto così, ma non lo pensavo. Ecco, io pensavo veramente un'altra cosa. Quanto è eccessivo, quanto è vistoso, quanto è volgare quel vestito. E tu te lo sei messa, sei uscita per la strada e giustamente qualcuno si è sentito abilitato, si è sentito legittimato. Ed ecco i risultati. Chi è? Che c'è? Buongiorno, signor Mancini. Buongiorno. Signora Mancini. Sì, io sto mortificato, signor Mancini. Perché? Perché stamattina c'è stato un errore. Sì, perché queste rose rosse sono per un'altra signora Silvana Mancini, che sta dall'altra parte della città. Ah, una mia omonima. Esatto. Comunque non vi preoccupate, signor Mancini, queste gliele lascio. E all'altra Silvana Mancini gliele porto fresche. Certo. E avrei bisogno di recuperare il bigliettino. Il bigliettino? Questa è la busta. Per quanto riguarda il bigliettino, cioè, che voglio dire,
Può anche diventare una specie di gioco, un collage. Che lo fa l'altra mattina. Non mi preoccupate. Mortificate, veramente. Scusatemi tanto. Arrivederci, signora. Arrivederci. Arrivederci. Oh, Stelassa, dove vai? La Stelassa va a brillare di luce propria. Ah, e con chi, scusa? Con un astronomo. Oh, la battuta del telescopio te la risparmio perché sono una signora. Oh, il cellulare. Tesoro, il cellulare, non te lo porti? Hai mai visto una Stelassa col cellulare? Ah, le stelle stanno su tutta la notte?